Nonostante ci siano leggi ad hoc per garantire la sicurezza sul lavoro, ancora oggi le cronache e le statistiche ci parlano di un problema troppo diffuso, quello delle morti bianche. E l'Abruzzo, pur non essendo tra le regioni con maggiori casi di infortunio, ha avuto nel 2008 un'impennata di decessi sul luogo di lavoro. Si piazza al 10° posto in Italia per casi mortali, che nel 2008, secondo dati INAIL, sono stati 35 rispetto ai 26 dell'anno precedente. Insomma, pur lontano dai dati delle regioni del nord, dove è concentrato il 61% degli infortuni, l'Abruzzo rappresenta un territorio dove ancora oggi lavorare può essere pericoloso. Con quasi 22.000 infortuni nel 2008, anche se scesi rispetto al 2007, l'Abruzzo resta una regione lontana dalla sicurezza sul lavoro e le morti bianche, che non sono solo numeri ma parlano di vite spezzate, lo dimostrano.